ditemi voi se questa non è esperienza, conoscenza dei territori. Io già me l'immagino, Livio e Margherita sul cavallo, al freddo, al gelo. Invece io qua, con i miei amici, eccoli là, salutate! Eccoli là, loro sono i guardiaparco. E io qua mi sento come a Nupascià. Ah. Eccolo qua! Ma dove ti eri cacciato, Peppone? Sono andato a godere di tutta questa magnificenza, comodo comodo, sul mio trenino. E come al solito, senza faticare. Ma più che altro... Lento lento. Ma perché secondo me sei riposato un attimo prima della camminata che sta venendo a fare con noi. Sì, anche perché in questo preciso momento io e Margherita abbiamo deciso di andare in un posto bellissimo, non puoi mancare. Cammi che? Camminata. Beh, ragazzi, allora, sì. Come si andate, io vado a Civitella, al Fedena, a trovare degli amici. E noi? E andate. E noi camminiamo. E camminate, camminate. Che ti perderai? Margherita, Peppone non è voluto venire, guarda cosa si è perso. Questo è uno dei sentieri più suggestivi e più affascinanti di questa riserva, che tra l'altro prende il nome dalla numerosa popolazione dei camosci che la abitano, perché siamo appunto nella Camosciara all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Che spettacolo! Ma chissà se ne incontreremo qualcuno, Livio. Io intanto non so se provi la stessa emozione mia, ma la sensazione è quella di essere in mezzo in una fiaba. C'è tutto, non manca veramente nulla, gli animali, gli alberi secolari, le sorgenti. E poi io sto sentendo un rumore che secondo me preannuncia qualcosa di molto bello. Che è dici, lei. Lo seguiamo? È lei, sì. È lei. Sentivi bene, eh? Eccola qui, fresca, limpida e cristallina. Questa è la cascata delle ninfe, che fa parte di un insieme di cascate del torrente Scerto. Margherita, qui possiamo veramente respirare l'essenza della natura. Approfittiamone, Livio, veramente facciamoci catturare anche da questo rumore dell'acqua e della magia della natura che ci sta circondando. Italia esistono dei piccoli paesi che assomigliano a dei presepi. Qui siamo a Civitella Alfedena, un borgo di 300 abitanti. Qui si conservano ancora le tradizioni e chi lo fa sono le persone che ci vivono tutto l'anno, quelli che ne custodiscono la memoria e che determinano lo stile di questo territorio. E tra gli stili del territorio, perché qui nascono, non c'è niente da fare, gli arrosticini. Gli arrosticini. È fatto certo. Questo? Sì. Sì. Sì, sì. Io sono emozionato, anche perché è proprio la sintesi di questo, sì, di questo popolo. Gustoso, perché bisogna mettere un po' di grasso. Certo. È importante, ma anche sostanza, perché certo, la carne... Certo, due. E poi una cosa bella, sai qual è? Sì. È quello che si recupera la carne da vicino all'osso. Sì. Che non ti spreca niente. Non si spreca niente, è vero. E quando cresci con questi valori? È il massimo di ogni cosa. Ah, poi si mangiano così? Sì, così. Cioè così. Ah.
Anticamente Civitella Alfedena aveva un ruolo strategico. Era uno dei paesi attraversati dal tratturo regio Pescasseroli-Candela. Da qui, insomma, passavano gli allevatori, i transumanti, che portavano le pecore verso la Puglia. Tutto questo è dimostrato anche dalla presenza di abbeveratoi proprio qui nel borgo. Signora Bella, come va? Bene di salute, scarse di monete. Beh, va bene, è quello. Tutto a posto? Tutto a posto e niente in ordine. Benissimo. Da quanti anni state qua? Da quando sono nata. Da 93 anni. Benedica, per 100 anni si no, dice. No. Voglio morire quando capisci. Ha detto che ha 93 anni, ma ha una faccia bellissima. Ma io me la va a quel sapone e basta. Solo a quel sapone? Certo. Non una cremina. La crema che se la compra chi te i soldi. No, vabbè. Però... Che io già è tanto che accatto sapo. No, ma perché? E avete nipoti? Tengo un magazzino. Tengo 7 nipoti e 3 pronipoti. E vi vengono a trovare? Ah, voglio. Stanno sempre qua con me. Qual è il piatto preferito dai nipoti? Sagni e fagioli. Sagni e fagioli? Che sono le sagne? Mamma, tanto le fa, ma sagni e fagioli. Ma da noi non si fanno le sagne. Ah, manca te le magni. Allora non te le posso dire perché non le sa che su. Vabbè, però, come che sono? Tipo tagliatelle? Che sono? Ecco, le tagliatelle. Che cos'è sta chiave? Questa, va loco, apre e piglia la legna. E ve la porto? E me la porta a me. Aspettate un attimo. Sì, io sto anche a chi sono. Ma avete fatto i biscotti? Se sapeva che a me vi faceva ieri sera, mo quando arrivi la prossima. Vabbè, allora vengo la prossima. Esci. Vattoi la legna, mo. Io voglio stare sempre con te. Già tengo una morra, tu ci manchi. No, io dopo questa voglio stare qua. Perché no? Va a un albergo. E questa, che potrebbe sembrare una piazzetta normale, quelle dei paesi dove si incontrano le signore, le persone, insomma, un luogo deputato alla comunità, in effetti è una piazza speciale. Qua c'era un periodo dell'anno in cui confluivano tutte le pecore e le capre del paese e ad ogni famiglia veniva distribuito in egual misura formaggio e caciotte. Stavo pensando che vivi in un posto proprio bello. È vero, hai ragione. Un borgo? Concordo. Tu sei di qua? Sì, e faccio l'artigiana. Cioè che fai? Realizzo zaini e borse ispirati dalla natura. Quindi questa è la tua borsa? Questa è una delle tante cose che faccio. Questo è il lupo che ormai è diventato... Il lupo è il simbolo di Civitella. Simbolo del parco, di Civitella, insieme all'orso, quindi è importante. Quindi sono anche disegni con l'orso, mi stai dicendo? Certo. Brava, bella, e quindi hai trovato Grazie. Il modo come restare a casa? Sì, ho trovato questo modo e ci tenevo a restare qui. Ho vissuto per un po' fuori, poi sono tornata e ho deciso di restare. Brava! Grazie. Brava, sei perfetta per Linea Verde. Grazie mille, grazie Ciao. A te. In bocca al lupo! E viva il lupo, Ciao. Sempre! Ciao! Esattamente 100 anni fa, proprio qui nel cuore dell'Appennino, quella che era stata considerata la riserva del re d'Italia si trasforma in uno dei luoghi più belli, più suggestivi, più affascinanti del nostro paese, e cioè il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Thank you.
Maurizio, eccoti qua. Che ciao. Freddo! Ciao Livio, benvenuto. Sì, un ben po' trovato. Freddino, un po' freddino allora, stamattina. Qual è la storia del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise? Una storia lunghissima, pensa, è nato più di 100 anni fa. Anche se c'è da dire che la fine del secolo del 1800 comunque è stata riserva di caccia del re d'Italia, quindi poteva venire a caccia soltanto lui qua, e c'è da dire che probabilmente in 20 anni non è mai venuto. Cioè, quindi ufficialmente era la sua riserva, ma di fatto non c'è mai venuto. Esatto, ma se ci pensi però è stata una buona cosa, perché certo, nessuno ha sparato orsi, nessuno ha sparato camosci. Ma in quanti ettari si estende? Sono 50.000 ettari e in più ha circa 60.000 ettari, tutta una fascia che circonda il nostro parco, dove ci sono vincoli ma un po' più ristretti rispetto alla zona centrale. Una delle peculiarità di questo parco è sicuramente la presenza dei camosci, la camosciata, quindi ha fatto bene il re a non venire a caccia, perché in questo modo ha permesso la sopravvivenza di questa bellissima specie animale. Certo, però c'è anche da dire che quando è nato il parco nel 1922, le notizie dell'epoca narrano che probabilmente erano appena una decina di esemplari. Oggigiorno, fortunatamente, grazie al parco, ne contiamo più di 600. Più di 600 esemplari? Beh, con quel binocolo in mano voglio sicuramente vederne qualcuno. Guarda, prova a dare un'occhiata su quelle balze rocciose. Sì. Lì è il loro habitat naturale. Quanti ne hai visti tu ogni volta? Insomma, con un po' di fortuna si riescono a vedere anche branchi abbastanza numerosi, di 30-40 sì, esemplari, certo. Si muovono quindi spesso insieme? Sì, guarda proprio lì su. No! Vedo bene, dimmi, sono loro? Sì, sì, guarda, c'è anche una madre con il piccolo, se ci fai caso. Però gli altri, no, che gli spettacolo! Sono, ma sono bellissimi! Sì, sono degli animali straordinari. Poi adesso sono con il mantello invernale. Da tutti è definito il camoscio più bello del mondo, pensa un po'. Grazie a quelle montagne, grazie a queste balze, i camosci continuano a vivere, ma la soddisfazione più bella per te di lavorare all'interno di un parco come questo? Beh, è stato il mio sogno. Accompagniamo persone a vedere gli animali, li educhiamo, perché non è così, non è semplice andare a vedere gli animali, bisogna anche rispettarli. A proposito di animali, qui non ci sono solo i camosci, ma ci sono tantissime specie. Ad esempio qui ci sono alcune tane di svernamento dell'orso, il lupo trova territori un po' più protetti, un po' più tranquilli. Ci sono cervi, c'è l'aquila reale che nidifica su queste balze rocciose. È possibile vederla? Quella ci vuole un po' più di fortuna. Proviamoci, quindi siamo fortunati in quella linea verde. Solo camosci, ma va bene così. Va benissimo, certo. Sono ad Opi, paese nel Parco Nazionale dell'Abruzzo, è una sorta di balcone sulla valle dell'Alto Sangro. Questo è un paese che è stato molto amato dal pittore olandese Escher, che ne ritrae il paesaggio, la bellezza di questo posto, che è ancora saldamente ancorato alle sue tradizioni. Insomma, dove state andando? Siamo tornati dal bosco, stiamo andando a portare un po' di legna a casa. Che dal bosco ancora si porta la legna? Sì, diciamo di sì, si porta ancora la legna. E chi te l'ha insegnato questo mestiere? Guarda dove va? Sì. Quando sei bello! Grazie. Da quanti anni lo fai questo lavoro? 60 anni. 60 anni. Ho cominciato a 24 anni, fino adesso. Andiamo a più la legna, la montagna la portiamo qua, proprio qua, lo scaricamo qua. E ora? E adesso non... La vuole fare, figlio? Io non lo so se lo vuole fare. Non lo vuole fare, non lo vuole fare quando è giorno, non lo vuole fare quando è bello. Vabbè, però c'è sempre tempo. Ma qui deve... Poi ha cagnato l'epoca, ha cagnato. E che fa lui? Fa un altro mestiere. Fa che fa? Fa il fornaio, fa. Il fornaio, sì. Ma quanto è bello il tuo papà?
Sì, è una vita. C'è una passione? Sì, vabbè. Lui... Tengo ancora la passione. È una vita che... Cosa? Ancora tengo la passione a farlo, questo mistero. C'è ancora la passione? Eh sì, perché è una vita che sta con gli animali, quindi... Sono contento di averti conosciuto. Vabbè. Però sto figlio pure bravo, che pure lui fatica. Si muove... Si vuole campare a faticare. Ti ha riabilitato. Prima Zoom, mo. Quando pensiamo al latte di capra, la prima cosa che ci viene in mente è sicuramente lo yogurt, le ricottine, tutta una serie di formaggi. In realtà, qui a Pescasseroli, due sorelle utilizzano il latte di capra per realizzare dei saponi solidi per la pelle. Ma come ci avete pensato? Ho detto bene in abruzzese? Sì. Hai detto proprio bene. E ci abbiamo pensato perché nella nostra famiglia noi abbiamo avuto un negozio di latticini fatti anche con il latte di capra, fra cui lo yogurt, quindi facevamo queste scorpacciate di yogurt. Poi io, siccome non ho abitato sempre a Pescasseroli, ho viaggiato un po' e nei vari viaggi ho capito che c'era la possibilità di mettere il latte in un prodotto cosmetico e mi si è... Aperta la lampadina, illuminata, perché spesso si pensa sempre al latte d'asina, no? Cleopatra, in realtà... In questo caso è il latte di capra che diventa un prodotto cosmetico. Il latte lo lavoriamo a freddo, certo. Perché il latte di capra è ricco di vitamine, è ricco di acido lattico e fa, diciamo, molto bene alla pelle. E voi utilizzate solo ed esclusivamente prodotti bio. Prodotti biologici. Sì. Quali sono gli altri prodotti che utilizzate nelle varie allora, fasi? Allora, burro di karité e l'olio di cocco. L'olio di oliva. Olio di mandorla. Olio di mandorla. E l'olio di ricino, puoi farlo anche tu. Francè, Annalì, quando venga la mescola così? Mescola un altro po' perché adesso stiamo per unire il latte. E questo deve diventare una crema. Ok, e poi se vogliamo avere anche una fragranza ben particolare, utilizziamo in questo caso? E diciamo la struttura di questa fragranza, l'abete balsamico, il muschio di quercia, la fava tonka. È molto indicato per le pelli screpolate, per le pelli con dermatite atopica e con psoriasi. Ragazze, mi sono idratato, ho condiviso con voi non solo un'esperienza bellissima per quello che realizzate, ma anche perché grazie. Attraverso la vostra fantasia avete messo insieme tradizione e innovazione. Ogni qualvolta andiamo in una città, andiamo sempre a cercare un forno. Ogni qualvolta si apre un forno in una città, bisognerebbe fare festa. Ogni volta? Ogni volta. Qui si è fatto festa in che anni? Nella prima volta nel 53, con l'apertura di questa attività. Perché prima a Pescasseroli non c'erano forni. Poi ad un certo punto però... Arrivò mio nonno... Nonno come? Nonno? Nino. Nonno Nino. Nonno Nino, nonno paterno. L'ha conosciuto Adam, Adam ci ha lavorato con mio nonno. Che tipo di pane stiamo facendo? Questo qua è il casereccio normale. Il casereccio, beh. Invece questo qua ci abbiamo qua, il pane con le olive. Con le olive. Un pane, pane con le noci. Noci. È un pane con l'uva passa, con l'uvetta, questo qui. Insomma, tanti tipi di pane che panifichiamo quasi tutti i giorni. E chi ci sta lì alla rivendita? Alla rivendita ci abbiamo mia zia Maria, ci abbiamo soprattutto Felicita. Felicita e zia Maria. E zia Maria al momento, poi ci stanno altri ragazzi che collaborano con noi. Zia Maria, ha detto tutto bene? Sì. Tutto? Sì.
C'è qualche cosa che il ragazzo... No, la storia la conosce, okay, gliel'abbiamo insegnata. Quindi questo pane che veniva fatto quante volte? Una volta al mese. Una volta al mese, sì. Poi dipende dalle famiglie come erano grandi, però in genere una volta al mese. Ma per esempio lo usavano anche quando andavano in campagna o quando andavano... Allora, qua in campagna ci si andava solo l'estate, qua il mondo finiva a novembre e si ripartiva con la primavera. Qua fa freddo. È freddo, perché molto fa freddo. La campagna a Pescasseri non c'è mai stata. Gli uomini partivano a ottobre, se ne andavano in Puglia, facevano il tratturo e tornavano a San Pietro a fine giugno, tornavano gli uomini. Qua rimanevano donne, vecchi, bambini e malati, non c'erano uomini, comandavano le donne. Hanno sempre comandato le donne, Momo, le donne comandano sempre. E a proposito di pastori, questa è la famosa pizza del pastore, fatta con bicarbonato di sodio e zucchero, perciò prende questo colore un po' scuro. Giusto. E si faceva, e olio di semi. La si faceva perché rimane morbida e i pastori non solo e per forza quando facevano il tratturo, ma anche quando stavano qua nei periodi estivi, perché quando andavano al pascolo non è che andavano in giornata e tornavano, facevano due o più giorni fuori, pertanto questa pizza rimaneva bella morbida e se la portavano. Sì. C'è qualche altra cosa da aggiungere? E l'inverno la facevano per i bambini. Ah, vedi. Quando facevano il pane ci accontentavano con la pizza col bicarbonato, perché a Pescasseri la tradizione del dolce non c'è mai stata. Com'è? Profumo di casa. Margherita, allora, io qui a Pescasseroli ho incontrato due sorelle simpaticissime, tra l'altro, che fanno del sapone per la pelle con il latte di capra. Ah. Chissà che idratazione! Io invece, ragazzi, molto felice di incontrarvi, ma devo sbrigarmi ad andare via perché sto per scoprire una valle meravigliosa. E io nella piazza a Pescasseroli, io sono entrato nel forno, c'erano zia e nipote. Fanno dei pani speciali con tanti ingredienti carini e poi una focaccia. Una sopra, una sotto, mi ci immagino dentro, che ne so, un po' di mortadella. Mortadella sopra, sotto. Tu avevi fatto una promessa, non tanto a noi, a loro, di rispettare un regime alimentare, te lo ricordi? È vero, Peppone, però dai, rispettiamolo dopo che me l'hai presentato. Comunque sappiate che non ho toccato niente. Bravo. Niente. Fino ad ora. Arrosticini, venite a me. Sei il solito, proprio. Nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Tra queste montagne e quelle del vicino Parco della Maiella vive l'animale simbolo di questi luoghi, l'orso marsicano. Luciano, buongiorno! Ciao, benvenuta! Ma in che posto mi hai dato appuntamento? Mi piace tantissimo! Siamo nella Val Fondillo e quello è il Monte Marsicano. Quello è il Monte Marsicano, è il, come dire, il patriarca del nostro parco. Val Fondillo è la testa della valle e dove è nato il parco ormai 100 anni fa. Senti, ti ho visto intento a costruire un ometto di pietra, stai cercando un po' di equilibrio. Cerco sempre equilibrio, assolutamente sì, e piano piano, quando stai da solo, lo trovi meglio. Ci provo? Vai. Posso aggiungere una pietra? Questa l'hai messa qui te, adesso vediamo. Era la prossima. Aia. Quanto è difficile riuscire a trovare, in un posto come questo, l'equilibrio tra uomo e natura, ma soprattutto tra uomo e orso, che qui è di casa.
Beh, questo è un lavoro che qui si fa da praticamente un secolo. Quando il parco venne istituito negli anni 20 fu una scelta coraggiosa. E ovviamente qui c'è l'orso, c'è il lupo e si è lavorato tantissimo. Ogni tanto ci sono degli orsi che si spostano verso i paesi, sono i cosiddetti orsi confidenti. Sì, orsi confidenti perché hanno perso la diffidenza nei confronti dell'uomo. I giovani soprattutto o qualche femmina per sfuggire spesso alle competizioni con altri animali adulti si avvicinano all'uomo. Tutti noi ci ricordiamo anche la storia di Amarena, di uno dei suoi cuccioli, di Juan Carrito, e purtroppo Amarena e Juan Carrito hanno fatto una brutta fine e questi sono appunto gli orsi confidenti. E Amarena però aveva anche degli altri cuccioli. Come stanno loro? Stanno bene, nel senso che 3 giorni fa è l'ultima segnalazione, l'ultimo avvistamento. Da quando è successo l'uccisione di Amarena, noi abbiamo continuato a fare il controllo del territorio, perché questo è uno dei lavori più importanti. Con i cuccioli abbiamo lavorato e stiamo lavorando, ed è chiaro che ora speriamo che vadano in letargo e così a primavera possano iniziare la nuova avventura. Quanti ce ne sono ad oggi? Guarda, l'ultima stima noi contiamo fra i 50 e i 60, però l'anno prossimo faremo la nuova stima su base genetica e quindi probabilmente avremo un dato sicuramente più preciso. Allora Luciano, io ti ringrazio, adesso proseguo, devo incontrare i carabinieri forestali. Salutali. D'accordo, ciao. Buona passeggiata. Buongiorno Goffredo! Buongiorno! Mi metto sugli attenti! Tu sei un carabiniere forestale e insieme a tutta la comunità vi occupate della salvaguardia dell'orso in particolare, ma anche di tutti gli altri animali del parco. In che modo? Allora, noi carabinieri forestali all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise abbiamo 5 nuclei parco. Andiamo, diciamo, in alta montagna, dove lì, per esempio, possiamo trovare il camoscio. Abbiamo dei punti di osservazione per l'orso e per esempio per quanto riguarda il lupo, per vedere quali sono i loro percorsi e i loro movimenti. Allora Goffredo, per questo io e tutti noi ti ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Io proseguo, faccio ancora un po' di strada. Grazie, ciao. Arrivederci. Sono ancora qui a Pescasseroli perché vi voglio raccontare la storia di un giovane ragazzo che nel 2018, a soli 17 anni, ha deciso di realizzare una start-up che prevedesse di riportare alla coltura terreni ad alta quota ormai abbandonati da decenni. Questi sono gli ori del tuo terreno. Iniziamo dalle lenticchie. Lenticchie, farro, farina di solina e polenta di farro. E con questi ori hai preparato tutta questa bontà, ma non sei stato da solo a farlo? Assolutamente no. Chi l'ha fatto tutto questo? Mia sorella. Chiamiamola Giulia, che sta ancora preparando lì in cucina qualcosa, che lei, ecco, non è soltanto una campionessa di sci da tutte le coppe che vediamo, ma anche una campionessa di preparazione di piatti prelibati. Partiamo dal ciambellone. Allora, il ciambellone è realizzato con la farina di solina, mele e mirtilli. Poi? Poi abbiamo un'insalata di farro fatto con patate viola, melograno e finocchi. Tra l'altro ho incontrato una signora qui a Pescasseroli, azzurra, sì. Dice che non può mangiare nessun tipo di legume perché gli fa male, ma le lenticchie di Duilio sì. Quali sono queste caratteristiche per il fatto che crescono così ad alta quota? Non sì, fanno le male. Nostre lenticchie crescono in alta quota e legata alla povertà dei nostri terreni appunto sviluppano una cuticola esterna molto molto sottile rispetto ad altre e quindi questo riduce molto il tempo di cottura e per di più le rende molto più digeribili. Un regalo per Linea Verde, pane di? Farina di solina. Questo l'hai preparato tu? Di la verità. No. Ma poi, se sei lor da casa, la pasta è la rianara. Per forza. Ho detto bene in abruzzese. Se si sporca a casa si passa la scopa. E poi cosa abbiamo qui? Quella è sempre una torta fatta con la farina di solina, mandorle e noci.
Allora, la solina è un grano tenero che, essendo antico, non ha subito mutazioni genetiche, quindi per questo è molto più digeribile e noi utilizziamo, produciamo farina, una tipo 1, quindi una semi integrale. Cosa sono queste? Queste sono ferratelle fatte sempre con la farina di solina. Ferratelle, farina di solina farcite con? Miele, mandorle e noci. Ok. Ferratella, tipico dolce abruzzese, quello di Pescasseroli? Sì. Non sei convinto? Giovissimo. Dimmi una verità, quando eri bambino, cosa a parte sei giovanissimo, quanti anni hai adesso? 22. 22. Cosa volevi fare da grande? L'agricoltore. Ci sei riuscito? Ci sto riuscendo. Sei soddisfatto? Assolutamente sì. Bravo. Rotolo, se continui a cucì, andrà a fare un curaro. Magari, rispose Gregorio. Questo il dialogo di diversi anni fa tra Gregorio Rotolo e il professore, quest'ultimo inconsapevole che Gregorio non sarebbe diventato solo un pastore, ma il pastore d'Italia. Tu sai che tuo zio è stato per Linea Verde un manifesto. Io ho avuto anche l'onore e il privilegio di intervistarlo. Sì. E ci ha insegnato il valore della transumanza, ma anche e soprattutto l'importanza dell'alimentazione, certo, per gli animali. Oggi sono un po' emozionato a stare qui senza di lui, però la cosa bella è che ci sei tu. C'è il futuro. Questo è il momento in cui gli animali stanno in stalla, perché è inverno. Eh sì, periodo invernale, gli animali stanno in stalla. Che mangiano adesso? Ma adesso mangiano dei fieni sempre biologici, perché l'azienda è biologica, di erba medica, prato polifita e dei miscugli. E poi, come concentrato, gli diamo del mais, dell'orzo e del favino. Mi sembra di sentire lui che diceva sempre no insilati e no sì, GM. Sì, sì. Lui era contrario, sempre, stato sempre contrario sia allo GM che agli insilati. Tu hai avuto un grande maestro, non sì, devi far altro che continuare a camminare in quel solco. Sempre, sempre, sempre. Il frutto del lavoro di tanti anni lo vediamo in questa tavola, no? Ok, sì, sì. Che ci ha insegnato? Gregorio, tutto. Ci ha insegnato prima di tutto di mettere l'amore nel fare questi prodotti. Ci ha insegnato di andare avanti. Ci ha insegnato di essere sempre forti, di non guardare, non sentire nessuno, solo il cuore bisogna sentire, e di fare prodotti di qualità. E l'ha trasferito anche, ai nipoti, che per loro era tutto, anche un papà. Descriviamoli un po' i prodotti che state continuando a fare, partendo da questo. Pecorino semistagionato. Beh, è su questo. E poi c'è questo che mi ricorda tanto Gregorio. Pecorino a scorza nera di scanno, carbone vegetale e farina intorno. Questo è conosciuto in tutta Italia. In tutta Italia, sì. Poi abbiamo anche il gregoriano, no? Gregoriano, eccolo qui, formaggio di pecora a pasta molle. Che si è inventato lui. Si è inventato, sì, assolutamente. Con un sbagliare. Non solo, poi ha anche dedicato un formaggio a Papa Francesco. Papa Francesco è un erborinato misto con 3 tipi di latte, mucca, pecora e capra. Insomma, un illuminato. E la cosa bella è che io oggi sono felice perché è stato brutto all'inizio entrare, però ho rivisto nei tuoi occhi e nella sua determinazione, anche in quella di Dino, tutta la forza di Gregorio. Sì. O no? Sì, così è, sì, è così. È da ieri che stavo pensando, vieni Peppone. È venuto quando c'era Gregorio, però me l'ha presentato come un amico. Lo aspetto. Ti stavo aspettando proprio per dirti grazie di essere venuto e di stare con noi e di rappresentare Gregorio. Grazie.
E grazie a voi, perché già avete... mi sto emozionando. Pure io. Mi scusate, però è grande, è amore questo. Gregorio è stato per me un mentore. Io porto i suoi insegnamenti ovunque. Latte del Tombolo è presente qui a Scanno dalla fine del Cinquecento. Le donne di Scanno lavoravano quest'arte meravigliosa anche fuori l'uscio di casa. C'era chi ricamava, chi lavorava a maglia, chi lavorava il tombolo. Il tombolo veniva utilizzato per preparare la dote per le figlie e in più qui a Scanno veniva realizzato questo colletto che a Scanno si chiama la scolla, un pezzo molto importante che adorna questo nostro costume di Scanno. Sono di famiglia orafa, sono la quarta generazione. Sì, da bambino ho frequentato la bottega insieme a mio padre, che mi ha dato le prime indicazioni, i primi rudimenti per introdurmi a questa arte meravigliosa che è quella dell'oreficeria. Scanno ha una tradizione orafa abbastanza importante, partendo da una iniziale necessità che era quella di realizzare i bottoni utilizzati per adornare il costume delle donne. Quando poi le cose sono un po' cambiate, c'è stato un maggior benessere, gli orefi hanno avuto la possibilità di spaziare anche in altri ambiti e così è nata una tradizione che copre un po' tutte le necessità. Ho deciso di lavorare il tombolo così quasi per caso. È stata una sorpresa anche per me vedere e conoscere quest'arte. E da subito ho pensato di dover fare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Abbiamo cominciato con la mia maestra a realizzare questi piccoli disegni, ad utilizzare un filo diverso, un filo laminato, e a dar vita a queste piccole creazioni. In un secondo tempo, mio marito orafo ha dato vita a questa struttura, una struttura traforata, alla quale vado ad applicare il merletto a tombolo lavorato con questo filo laminato, e da lì è nato questo gioiello, il gioiello a tombolo, che è un gioiello che racchiude le due arti nobili di Scanno, che sono il tombolo e l'oreficeria. Ogni pezzo che noi andiamo a realizzare è sempre un pezzo unico, quindi bisogna dedicarsi con molto impegno e passione. Siamo molto soddisfatti di questo perché comunque il nostro lavoro viene apprezzato tantissimo da molte persone, ma anche all'estero, soprattutto in Giappone e a New York. Quando ci troviamo nelle nostre esperienze all'estero, utilizziamo come veicolo di comunicazione un po' il territorio, le capacità realizzative dei singoli artigiani che attraverso il loro lavoro continuano a dar vita e sangue necessario allo sviluppo della tradizione, perché non c'è tradizione se non c'è artigiano che produce e che lavora. Passeggiando all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, la prima cosa che immediatamente ci salta all'occhio è sicuramente la presenza delle faggete, cioè questi boschi di faggio che colorano i pendii delle montagne con varie sfumature a seconda delle stagioni. Carmelo, qui ci sono le faggete più vecchie d'Europa, è per questo che vengono chiamate vetuste? No, il termine vetusto non significa semplicemente vecchio o antico, il termine vetusto sta a indicare, viene dato a quei boschi per i quali non c'è stato mai intervento dell'uomo, oppure se c'è stato è un qualcosa che ormai si è perso nella notte dei tempi. Parliamo invece di fauna, quali sono gli animali che caratterizzano la vita delle faggete? Ma non è difficile incontrare l'orso in mezzo al bosco, lo stesso lupo non è difficile incontrarlo. Aspetta, parliamo seriamente, ora è possibile che io camminando qui con te possa incontrare un orso? Sì. Può succedere? Può succedere tranquillamente. We'll be right back.
bello di queste faggette è che ospitano una fauna minore ma di dimensioni, non di significato ecologico. Tipo? Fatta da pipistrelli, fatta da picchi, fatta da tantissimi insetti, da martoro e gatto selvatico, istrice e tanti altri. Perché viene definito bosco di difesa questa zona? La difesa era un particolare istituto un po' della montagna centro-appenninica ed è sostanzialmente una porzione di territorio destinata al pascolo degli animali che più servivano, che meglio servivano all'azienda domestica, alla famiglia, intervallata da alberi trattati come questa pianta qui alle nostre spalle. La pianta veniva tagliata alta perché altrimenti il bestiame, la mucca, avrebbe danneggiato i nuovi germogli. Tipica di tutte le aree della difesa, ma del bacino del Mediterraneo, non è qualcosa di esclusivo di nostro, sia chiaro, un po' abbastanza diffuso. La soddisfazione più bella di lavorare all'interno di un contesto come questo? C'è sempre quell'attenzione, forse anche un po' di paura di vedere chissà qualcosa di nuovo. Allora, la mia missione è quella di portare qualche cosa a Livio e Margherita. E vedo che abbiamo qualche cosettina l'abbiamo fatta. Bene. E io qua però mi sento un po' a casa, perché vedo questo che qua come lo chiamate? La pecora al cotturo. Al cotturo? Al cotturo. Noi a casa mia lo chiamiamo cotturietto. Cotturietto. Oh, che spieghiamo come è fatto. Innanzitutto, perché accomuna questi popoli di montagna? Perché noi abbiamo sempre vissuto di transumanza e di allevamento transumante. E la pecora, questa è la gallara. Qua dentro si fa? Sì. Esatto. I transumanti se la portavano sempre appresso. Sempre appresso. Sì, certo. E praticamente si prendeva la pecora, quella vecchia che non era più produttiva. O la pecora zoppa, insomma quelle che rallentavano l'andare del gregge durante la transumanza. Siccome diventa dura quando è vecchia, allora per farla rimanere morbida e gustosa veniva fatta stracuocere con altri ingredienti. L'alloro, il rosmarino, le bacche di ginepro, sì. E un pochettino di pepe. E poi c'è un prodotto, questo, che è poesia. Glielo vogliamo raccontare che cos'è? Allora, questi sono è un nome locale che usiamo, si chiamano orapi. Oh, questo lo mangiate solo qui, cioè questo è un piatto che si mangia sostanzialmente solo in Abruzzo, bello sei, come l'hai fatto? Allora, lo facciamo, intanto facciamo i carratelli fatti con acqua e farina. Che sono questi? Sono sì. Questi. Che sono degli gnocchetti, che sono? Degli gnocchetti, carratelli, li chiamiamo e sono gnocchetti, hanno il buco carrato, si chiama, perché si fa col dito così, e ci va a finire dentro il condimento. Chi comanda a casa? Lei. No, lui. Sì. Chi porta la sottana che manna, è sempre che mannate. Chi porta la sottana, porta i pantaloni. Narra la leggenda che durante una fredda giornata d'autunno dei pastori che si stavano preparando per andare in transumanza avessero posto all'interno delle loro umili bisacce dei panelli, dei dolci tipici abruzzesi realizzati con mandorle e miele. Durante la notte però degli orsi attirati dal profumo del miele divorarono tutti i panelli, risparmiando la vita dei pastori, che da quel momento in poi ribattezzarono i panelli pan dell'orso. Sono a Scanno, uno dei borghi più caratteristici del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Scanno è conosciuto per essere il paese dei fotografi. Qui infatti sono tantissimi gli artisti che hanno immortalato i vicoli del paese. Scanno è conosciuto anche per il suo lago a forma di cuore, per le tantissime attività artigianali come il tombolo, l'oreficeria e soprattutto il pan dell'orso. Cadore Angelo, carissimo, ma mi si prepara la parannanza? Come no, eccola qua, ti aiuto. Grazie caro, e comunque grazie per questa accoglienza in questo
regno di odori, il regno del pan dell'orso. Partiamo dalle basi. Quali sono gli ingredienti per realizzarlo? Allora, gli ingredienti del pan dell'orso, sicuramente una selezione della materia prima molto importante, dalle mandorle, perché c'è questa unione della transumanza con la Puglia. Le mandorle sono prima scelta Bari, comunque così come le uova sono di vicino Scanno, anche se noi... Belle! Prima, quante ne usate a settimana di questo? Quasi 3.500 nei periodi più intensi come ottobre, novembre e dicembre. 3.500 uova solo per il pan dell'orso? Solo per il pan dell'orso. Hai capito? Sì. Anche perché ne facciamo tanti. Poi il miele è abruzzese, di Scanno e vicino Scanno, un burro di latteria, della farina di Solina che si coltiva anche qua a Scanno. Altro prodotto identitario dell'Abruzzo. Poi la vaniglia. E poi le scaglie di cioccolato che caratterizzano appunto la copertura del pan dell'orso, perché una delle peculiarità appunto di questo dolce tipico abruzzese è l'inzuppatura, come possiamo definirla? La copertura del cioccolato? Sì, va benissimo anche l'inzuppatura. Posso spennellare? Vai. Ah, dimmi se esagero con la quantità di cioccolato. No, devi esagerare perché devi abbondare col cioccolato, sei bravissimo, quindi ti posso pure assumere. In tutti questi anni, l'emozione più bella vissuta qui, all'interno del tuo laboratorio artigianale? Vedere acqua e farina fermentare e crescere è una grande soddisfazione, portando avanti quello che è la tradizione, perché non si possono fare cose innovative se non si conosce la tradizione. E su questo messaggio di innovazione, tradizione e soprattutto su questo profumo, lo stesso profumo del miele che, secondo la leggenda, ha attirato gli orsi, sì, in questo laboratorio ha attirato me, abbiamo preparato il pan dell'orso, qual è il risultato finale? Eccolo qua, e questo te lo porti... Lo posso portare a Peppone e Margherita? Certamente. Naturalmente durante il percorso non ne mangerò neanche un pezzetto. Va benissimo. È assicurato. Io ti conosco! Peppone! Tu sei wild! Io sempre wild! Grande, che io devo portare da mangiare qualcosina a Livio e Margherita. Ok. Ora, che ho già fatto alcune cose, però voglio sorprenderli con una cosa tipica. Che gli facciamo? E facciamo una pallotta cacio. Cavolo, eh! La pallotta è espressione dell'Abruzzo. Vai, facciamo le pallotte. Allora, vedi, adesso ho messo il pecorino, calcoliamo 300 grammi di pecorino, 300 grammi di formaggio di mucca, ci ho messo due uova e un po' di pepe. Poi pure ci sta chi ci mette il prezzemolo o chi non ce lo mette. Noi che facciamo? Ce lo vogliamo tu come la preferisci? Guarda, non lo so, tieni conto che poi abbiamo anche Margherita che è una ragazza molto gentile. Okay. Quindi secondo me un po' di prezzemolo ci sta. E allora facciamolo per Margherita. Ho capito, ma il prezzemolo non c'è. Ma c'è sempre una soluzione. Mario, papà! Eccolo là! Grazie! Senza di loro, ma dove andiamo? Ma no, io guarda, senza di lui poi specialmente, che mi seguo in mezzo ai boschi, neve, vento, pioggia, proprio non potrei fare niente, quindi... Peppo, mi dai una girata al pomodoro? Grazie, sei gentilissimo. Allora, adesso facciamo la pallotta. Questa è la pallotta. Poi, come a chi piace più piccola, a chi piace più grossa... A me fanno una un po' abbondante. Allora, una più abbondante che è la tua, personale. Esatto, e le altre più piccole, sì, va bene? Sì, sì. Beh, ne abbiamo fatte abbondanti. Ok, adesso guarda, di solito queste, cioè chi le passa la farina e poi le frigge e chi le cala dirette nel pomodoro. Noi caliamole direttamente. Oggi le caliamo direttamente. Io calo la mia. Vai. Guarda là, che carina. Secondo me, no, ma di la verità, Lucia, ha cucinato Peppone, di la verità. No, dove? Te l'avevo detto. Eccoci qua. Eccoci Vi qua. Presento Davide. Piacere a conoscere. Ben trovato. Abbiamo fatto le pallotte. Ecco. Bravo. Buono. Buon odore, anche se io sono ancora inebriato dall'odore, dal profumo, dal sapore del pan dell'orso. È un dolce tipico della zona, miele, gocce di cioccolato, è sofficissimo. Appena lo si mangia, Luci, esplodono i sapori dell'Abruzzo. È buonissimo. Quindi ce lo fai assaggiare? Quando lo assaggiamo? Mangiamo?
No, veramente l'ho mangiato io, Lucia, ma loro non lo devono sapere. Vabbè, questa cosa. Bella roba. Vabbè, meno male che io vi ho portato uno degli ingredienti invece del pan dell'orso e vi addolcirò con un po' di miele biologico della camosciara. Sei sprecato. Oh, ma non si accontenta mai. Noi abbiamo fatto nell'ordine. Abbiamo fatto quello che da me si chiama couturier, ma qui si chiama la pecora a couture. Poi abbiamo fatto questo piatto, gli gnocchi con gli orapi. I carratelli con gli orapi. Guarda poi, e invece con Davide abbiamo fatto? Le pallotte cace e uva. Le pallotte cace e uva sono naturalmente leggerissime. In Abruzzo tutto e niente. Ma non l'abbiamo fritte per te, non abbiamo messo il pane per te, abbiamo il prezzemolo. Messo il prezzemolo per voi. Scusa, ma l'utilizzo di questo plurale hai cucinato anche tu? Sì, sì. Sì. Giuro. Allora magni se cucina isso. Su cafa fritto, muove cafa fritto. Beh, allora noi andiamo a fare il finale. Grazie per la splendida accoglienza. Grazie Lucia, grazie. Ciao. Abruzzese. Ma la pallotta dopo ce la mangiamo. Dopo Peppo. Cica fa calla, te lo sentite in abruzzese. Sì, ma è come se mancasse qualcosa, non so. Ancora cibo, per favore, che vuoi? Uno spiedino, un arrosticino? Gli arrosticini è già fatto, è che è come se, non so, un po' di musica. Pensa alpino al tuo destino, c'è il ghiacciaio da passare. C'è una bimba che ti aspetta.